Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati su Peppe Vacca Collectibles. Io sono Peppe e oggi in questo video vi porterò con me al Fall Comics 2024, la fiera del fumetto e della cultura pop in generale che si è tenuta a Falconara Marittima, provincia di Ancona. Sono appena tornato dalla fiera, in realtà ragazzi, si intuirà dalla faccia, sono stanco morto, ma volevo portarvi con me e farvela vedere perché ne vale veramente la pena. Colgo l'occasione per ringraziare l'amico Amaka di Itacon, del sito, e sito, profilo Facebook, Instagram, canale YouTube, veramente un colosso del mondo nerd in Italia. Quindi vi metto poi qui sotto in descrizione, ragazzi, tutti i contatti. Non ho fatto il video con lui perché non mi andava di disturbarlo, era ovviamente super impegnato. Però grazie ancora Amaka per avermi concesso quei 5 minuti per quella chiacchierata, insomma. Rimanete fino alla fine del video, ragazzi, perché vi faccio vedere poi a fine video tutto quello che ho acquistato. Niente di particolare, un paio di cosette, però ne vale la pena. Grazie. Grazie mille. Ciao. Ciao. Dosta
pirati siamo noi, alla Rempaccio. Oh, 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 oh.
Ed eccomi di nuovo qui ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. La fiera secondo me è stata molto bella, è gratuita, completamente all'aperto, la giornata è stata meravigliosa, un sacco di gente, un sacco di negozi, tantissima varietà, mi è veramente piaciuta tantissimo. Sono molto contento che la cultura nerd in generale si stia espandendo sempre di più con queste fiere che, soprattutto dalle mie parti, nelle Marche, insomma è sempre più in espansione, ci stiamo avvicinando sempre di più a quelle che sono le fiere più massicce, più corpose in Italia, quindi sono veramente molto contento. Tanti ospiti, tanti eventi, davvero molto bello e soprattutto ragazzi appunto ad ingresso gratuito, quindi che cosa volete di più insomma. Allora veniamo agli acquisti, ho preso una sorta di litografia, spero che si veda, che è stampata su legno, quindi bellissima, di Star Wars, guardate, con diverse stampe, diverse immagini, davvero bella, che andrà ovviamente a occupare l'ultimo lembo di muro che è rimasto nella mia stanza Star Wars, dove c'è tutta la collezione. Davvero molto contento dell'acquisto, anche queste l'ho già viste al Romix, e ero molto tentato di prenderle, sono spettacolari ragazzi, sono veramente degli artisti, non so, magari poi io non me ne intendo, magari è una cavolata, però sono davvero fighe. Poi invece quest'altro acquisto è stato fatto da Elena e le sue creazioni, spero si veda bene, guardate, una Pokéball con il dioramino dei tre starter Bulbasaur, Charmander e Squirtle, davvero fighissimo. L'ha fatto Elena e le sue creazioni, di cui vi metto ovviamente il link qui sotto in descrizione e anche qui in sovrimpressione, che è una ragazza, in realtà sono due ragazze fenomenali che fanno tutto a mano, e gentilissime e quant'altro. Infatti poi mi hanno regalato anche questo, molto carino, non mi ricorda un nome giapponese di cui adesso non ricordo assolutamente il nome, fatto tutto interamente a mano, veramente molto bello. E niente ragazzi, questi erano gli acquisti, un paio di cose velocissime, infatti non mi andava di farvi un video dedicato agli acquisti perché ecco, non ne valeva la pena. E per quanto riguarda il collezionismo di Hot Toys e quant'altro, purtroppo non ho trovato nulla, e tante statue, tante classici Funko Pop eccetera eccetera, però tanta roba di questo genere fatta appunto a mano da molti artigiani, molti appassionati eccetera. Ripeto, sono molto contento della fiera, non vedo l'ora che arrivi l'anno prossimo per tornarci. E tornerò in qualche altra fiera, come ad esempio il Termoli Comics, molto probabilmente a fine giugno, poi Romix a settembre, eccetera, eccetera. Bene ragazzi, io intanto spero di non avervi annoiato, che il video vi sia piaciuto, era un video un po' così, un po' particolare per portarvi appunto all'interno della fiera. Non mi resta che salutarvi, adesso vado a riposare un pochino e ci vediamo come sempre a un prossimo contenuto. Ciao ragazzi, a presto!